Buongiorno web spettatori. Nella settima commissione parlamentare è in discussione con tempi forzati la riforma della scuola del governo Renzi. Nell'incontro tenutosi a Roma il 25 marzo scorso, tutti i sindacati e gli stessi insegnanti hanno chiesto al governo di stralciare dal DDL la parte riguardante i precari, con un provvedimento urgente che consenta la stabilizzazione dei docenti entro il 1 settembre. Sentiamo l'onorevole Simone Valente, capogruppo del Movimento 5 Stelle, nella Commissione Cultura. Oggi il Movimento 5 Stelle ha avanzato la proposta di stralcio dell'articolo 8, quello che riguarda le assunzioni. Il motivo è semplice e lo ribadiamo perché l'avevamo già chiesto al governo Renzi ancora prima di emanare il disegno di legge, ovvero avere un canale con tempi di approvazione molto più rapidi solo per il reclutamento e dall'altro un canale invece con tempi di discussione molto più ampi per affrontare tutta la riforma della scuola. Questa proposta è stata bocciata dalla maggioranza, dal Partito Democratico, e quindi ci troviamo ancora una volta sotto ricatto da parte del governo. E infatti la discussione andrà avanti con tempi velocissimi e non vorremmo trovarci nella situazione per cui Renzi darà la colpa al Parlamento per una non approvazione nei tempi congrui. E adesso, onorevole, che farete? Nei prossimi giorni continuerà la discussione generale, noi porteremo le nostre proposte. Però un punto rimane fermo, quello di dover contrastare questa folle riforma della scuola. Importante sarà occupare tutti i canali, sia mediatici ma anche sul territorio, con una mobilitazione da parte di tutte le persone che frequentano il mondo delle scuole, i sindacati, tutti i cittadini, che facciano sentire la pressione a questo governo e a questo Parlamento, perché così com'è questa riforma non può essere approvata. Grazie onorevole, questo è tutto da Giga TV, un saluto, arrivederci.